Buongiorno Giancarlo, grazie per la tua disponibilità. Questa volta con te affrontiamo un tema direi attuale, ma direi soprattutto preoccupante, perché sta alimentando non poche preoccupazioni, cioè tra i cittadini. Faccio riferimento alla fine del mercato tutelato. Gli italiani devono prepararsi a dire addio al mercato tutelato di luce e gas. Per il gas le tariffe fisse verranno meno a partire dal 10 gennaio 2024, quelle per l'elettricità dal 1 aprile del prossimo anno. E quindi ora ci si chiede cosa accadrà agli italiani. Per questo dicevo che la paura in qualche modo comincia a farsi sentire, è sicuramente crescente, perché 15 milioni di utenze si troveranno presto davanti a un bivio. Sappiamo benissimo che mercato libero e mercato tutelato hanno vantaggi e svantaggi, come sempre c'è il risvolto della medaglia: chi aderisce a un mercato tutelato è meno esposto a rischi legati a rincari, per meglio dire legati alla vulnerabilità energetica; dall'altro lato, chi sceglie il mercato libero può usufruire di offerte pensate ad hoc. Ora c'è il timore però che tutte le compagnie che forniscono luce e gas in qualche modo creino una sorta di omologazione tariffaria per cui potrebbero mantenere i prezzi elevati, e poi è una caccia al cliente, no? Una sorta di rincorsa verso queste 15 milioni di utenze. Il governo ha deciso di non prorogare questo regime ed è già un rimbalzo di responsabilità, perché la Schlein saprai benissimo che ha detto che questa è la tassa Meloni. La Meloni replica dicendo che, come spesso accade, si è trovata lei e il governo naturalmente ad affrontare una situazione ereditata e quindi frutto di governi precedenti. Ecco, quello che mi interessa chiederti per cominciare è cosa pensi di questa decisione del governo, da cosa è motivata e soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze, cosa accadrà ora. La decisione del governo era obbligata, ma per capire perché c'era questo obbligo da parte del governo, Asia, permettimi di fare un po' di storia di questa tutela che verrà a mancare, diciamo, questo mercato tutelato. Allora, tanto quando nasce il mercato libero? Perché prima di una certa data, appunto prima dell'istituzione del mercato libero, non c'era appunto, c'era solo quello che oggi chiamiamo mercato tutelato, ma è praticamente era una neanche un oligopolio, nel senso che veniva in varie zone d'Italia, c'erano appunto società, ma erano società pubbliche che fornivano luce, gas, che sono appunto due aspetti fondamentali, cioè naturalmente oltre all'acqua, no? Quindi prima del 1999, appunto quando viene istituito il mercato libero, il tutto era un monopolio pubblico, diciamo. Poi appunto 1999 nasce il mercato libero. E per certo numero di anni i due tipi di mercati, chiamiamoli, convivono, cioè chi voleva poteva passare al mercato libero, altri restavano nel mercato tutelato. Un'altra cosa da specificare subito è che la parola tutelato, a mio avviso, può creare qualche incomprensione, cioè può essere fraintesa, cioè sembra quasi che il mercato tutelato sia migliore visto che è tutelato, no? Nella realtà non è detto che sia così. Ci sono stati degli anni in cui chi è rimasto nel mercato tutelato ha speso mediamente di meno rispetto a chi è passato al mercato libero. Ma altri anni, come ad esempio lo scorso anno, in cui è avvenuto il contrario, chi era nel mercato libero ha
pagato di meno rispetto a chi era nel mercato tutelato. Quindi tutela non vuol dire convenienza. Il mercato tutelato, come cioè le varie bollette, le varie tariffe, diciamo, da cosa derivano? Derivano dal fatto che c'è una entità, diciamo, che dovrebbe essere naturalmente, anzi lo è, indipendente, che calcola attraverso il costo medio che si ha guardando la borsa elettrica oppure quella del gas, viene calcolato un prezzo di riferimento e quel prezzo di riferimento viene tenuto per circa 3 mesi, poi ogni 3 mesi viene ricalcolato. Mentre il mercato libero, appunto, essendo libero, può avere anche delle caratteristiche diverse. Per esempio, naturalmente, per cercare di trovare nuovi clienti, le aziende possono fissare un prezzo non solo per 3 mesi, ma per un anno, per esempio, cioè per un periodo più lungo. E in effetti, perché nel 2022 spesso chi è stato nel mercato libero ha pagato di meno? Proprio per questo motivo, perché nel 2022 ricordiamo che c'è stata quella fiammata del gas che tra luglio e agosto è salito a prezzi stellari, ma chi era nel mercato libero e aveva una tariffa bloccata, questo aumento non l'ha avuto. Quindi a volte avere una tariffa bloccata a lungo termine può essere un vantaggio, altre volte potrebbe essere uno svantaggio se naturalmente il prezzo scende. Ultima cosa da segnalare, ma è importante anche questa, è che quando noi guardiamo la nostra bolletta della luce e del gas, lo sappiamo tutti, però insomma ricordiamolo che all'interno non ci sono solo il costo della materia prima, ma ci sono altri costi e naturalmente costi e tasse e imposte sulle quali non c'è differenza tra il mercato tutelato e quello libero. Per cui faccio esempio banale, ma se il prezzo del gas salisse del 10%, non è che la nostra bolletta sale del 10%, sale del 10% la quota del gas utilizzato, ma tutte le altre voci invece rimangono invariate. Quindi ecco, teniamo anche presente questo aspetto qua. Tuttavia, ecco, arriviamo a perché deve esserci solo ed esclusivamente il mercato libero. Perché è un'imposizione che ci arriva dall'Europa. E noi avevamo, e questa imposizione è arrivata diversi anni fa, e noi, 2017, governo Gentiloni, avevamo così fissato come ultima data il 30 di giugno del 2018 per passare solo al mercato libero. Da quel momento, anziché appunto rispettare quella scadenza, sono cominciate delle proroghe e, se non mi sbaglio, siamo nel 2023, insomma, sono passati gli anni e noi siamo sempre andati avanti con delle proroghe. Ora, è chiaro che non si poteva più prorogare, cioè il governo Meloni non poteva più fare l'ennesima proroga, anche per un altro fatto, e anche qua importante, che praticamente per costringerci, perché noi ogni anno prorogavamo la cosa, anche per costringerci, hanno legato il passaggio al mercato libero come obiettivo del PNRR. Quindi, qualora noi non dovessimo seguire i dettami dell'Europa,
potremmo rischiare di non prendere più delle rate del PNRR proprio per non aver raggiunto quell'obiettivo. Di conseguenza il governo Meloni si è trovato con le spalle al muro, ecco. E non mi è piaciuta, diciamo, la definizione data dalla segretaria del Partito Democratico, cioè tassa Meloni, quando il mercato libero è stato così, è iniziato quando al governo c'era un tal D'Alema e il ministro era tal Bersani, che lei conosce benissimo. E poi nel 2017, quando è stato è passata il governo Gentiloni, diciamo, ha obbligato tutti praticamente a passare sul mercato libero. Poi, ripeto, non è avvenuto perché ci sono state delle proroghe, ma perlomeno il 65% oggi degli utenti sono già passati al mercato libero. Quindi c'è questo 35% che è rimasto nel mercato tutelato e che a questo punto io penso proprio che dovranno anche loro passare al mercato libero. Insomma, questa è un po' la storia di quello che è accaduto dal 1999, ripeto, quando nasce il mercato libero, ad oggi, che siamo costretti ad avere solo il mercato libero e a vedere la fine definitiva del mercato tutelato. E alla luce della tua attenta analisi, Giancarlo, io volevo chiederti quindi cosa dovrebbe fare, secondo te, il governo per garantire un passaggio che sia il più possibile morbido? Perché hai giustamente inquadrato la situazione, giustamente analizzato pro e contro dei due tariffari, potremmo dire, delle due tipologie, e mi ricollego a quanto detto dal ministro Salvini, che ha assicurato, ricordando a sua volta una situazione ereditata, come giustamente dicevi, dai governi precedenti, ecco, ora assicura che verrà organizzato un tavolo per rendere il passaggio il più morbido possibile, per evitare dei rincari troppo drastici, delle situazioni troppo dure che potrebbero mettere un po' ulteriormente in difficoltà gli italiani. E quindi in questo momento in cui il governo è al lavoro, sta studiando un piano anti aumenti, potremmo dire, io ti chiedo, se fossi tu nei panni del governo, quali misure metteresti in atto o vorresti, insomma, venissero concretizzate? Guarda, Asia, la risposta è semplice. Bisogna che funzioni una cosa che normalmente dovrebbe calmierare i prezzi, e questa cosa che normalmente va a calmierare i prezzi si chiama concorrenza. Cioè lo Stato deve esclusivamente così garantire che tra le varie società che erogano appunto questi servizi, il gas e l'elettricità, ci sia la massima concorrenza. Questo naturalmente abbasserebbe i prezzi. E io, perlomeno a livello iniziale, io ritengo che questo possa davvero funzionare, perché questo 35% di italiani che sono ancora nel mercato tutelato e che passeranno nel mercato libero, sono un bel numero di clienti, sono milioni di utenze, e quindi penso che le aziende che già operano nel mercato libero, non dico che si scanneranno per andare a prendere questi clienti, però avranno, insomma, delle forti motivazioni per aumentare la loro clientela. Quindi eventualmente i rischi sono in un futuro, nell'immediato non li vedo. Nel futuro, naturalmente, le persone dicono: e se queste aziende fanno cartello fra di loro? È chiaro che se si pensa male, troviamo sempre la maniera per pensare male. Io, sì, no, naturalmente non posso escludere che possano accadere cose di questo genere qua, però abbiamo un governo.
E abbiamo un'autorità tipo l'antitrust che non solo può intervenire, ma può intervenire in maniera pesante, con multe, quindi e anche salate. Quindi io ritengo che se il governo fa la sua parte, cioè garantisce che tra quelle aziende che erogano questi servizi ci sia la massima concorrenza, io non ho paura a quel punto di grandi aumenti nelle tariffe. All'inizio, come dicevo, non ho paura perché queste aziende qua improvvisamente si trovano milioni di potenziali clienti e quindi avranno tutto la convenienza a offrire tariffe molto concorrenziali. In futuro devono essere garantite dallo Stato che le operazioni avvengano, diciamo, senza, appunto, evitando, diciamo, possibili cartelli o possibili oligopoli, ecco. Però, insomma, al momento non vedo che ci siano particolari problemi, cioè oramai è così, cioè se vogliamo rimanere in Europa dobbiamo anche seguire le direttive, quindi ci piaccia o no, la dobbiamo arrivare. E dopo tutti questi rinvii, rinviare ancora sarebbe sembrato proprio perdere la faccia nei confronti dell'Europa. Quindi, per concludere, diciamo, l'intervento, ce lo chiede l'Europa, oramai abbiamo rinviato per 5-6 anni, al settimo non rinviamolo più e speriamo che vada tutto bene, insomma. Giustamente ricordavi quello che può essere il rischio del mercato libero, questo eventuale uniformarsi delle aziende fornitrici di luce e gas, ma giustamente sottolineavi anche che, come è normale che sia, come è giusto che sia, che debba essere, ci sono anche autorità competenti che devono vigilare la situazione ed evitare uno scenario simile, perché certo il mercato libero permette al cliente di trovare un'offerta che può rivelarsi il più congeniale possibile alle sue esigenze, quella anche più conveniente semplicemente, ma al contempo la concorrenza deve esistere e il cliente deve essere tutelato. E a proposito di cliente, io per concludere volevo quindi sottoporti un altro spunto. Dicevi giustamente che non vedi una situazione eccessivamente drastica in termini di rincari o eventuali rincari. Molti italiani però hanno comunque espresso la loro preoccupazione perché ricordavamo nel nostro precedente appuntamento la situazione mutui, quindi a uno scenario già difficoltoso si aggiunge in generale una situazione di rincari, per cui da ormai un anno gli italiani devono far fronte a spese sempre più salate, davvero andare al supermercato è sempre più caro, quindi si parte proprio dalla quotidianità di tutti i giorni. Ecco, allora da un lato comprendo io personalmente le preoccupazioni di italiani magari più in difficoltà, in una situazione precaria o semplicemente giovani che si mettono in qualche modo sulla loro strada, si rendono indipendenti, hanno una paga media buona, ma che talvolta può diventare, non dico insostenibile, ma di certo non abbondante, no? In mezzo a tutti questi rincari. E quindi volevo chiederti cosa consiglieresti, cosa diresti a questi cittadini preoccupati che magari si sentono con le spalle al muro, si sentono sempre più poveri, sentono una crisi imminente, si sentono un po' sul lastrico. Ma guarda, Asia, mi hai fatto proprio una bella domanda, ma anche in questo caso penso che la risposta possa essere convincente in questo senso. È chiaro che non è che il nostro governo può decidere se il prezzo del gas sale o scende, perché sappiamo che il gas
come tante altre, è quello che viene chiamato una commodities, quindi il suo prezzo a livello mondiale viene appunto fatto a livello mondiale, quindi non è che è il governo Meloni a decidere se o quanto possa costare un kilowattora o quanto possa costare un metro cubo di gas. Quindi è chiaro che se in futuro il gas o l'elettricità a livello mondiale dovesse salire di prezzo, non potrà fare altro, non potranno fare altro le società che aumentare anche loro il prezzo. Detto questo, però, e qui arrivo proprio alla tua domanda, è chiaro che i governi possono, anzi, questo io sottolineerei che devono aiutare le persone maggiormente in difficoltà. Quindi che ci siano delle persone che magari sotto una certa soglia di reddito abbiano delle tariffe, diciamo, contingentate naturalmente dal governo. Quindi c'è un prezzo del gas oppure dell'elettricità minimo, ma se anche l'utente non riesce ad arrivare a pagare le bollette perché diventano troppo salate tra appunto o il mutuo oppure l'affitto e poi anche le bollette, insomma, quelle spese che purtroppo non sono procrastinabili, nel senso non si può, le bollette vanno pagate, l'affitto o i mutui vanno pagati, però il governo può sempre dare una mano a queste persone. Non è impossibilitato e ovviamente questo non deve andare diciamo a deperimento delle aziende che operano, perché chiaramente anche loro devono avere il loro guadagno, ci mancherebbe altro. Non è che gli si può imporre di acquistare il gas ad un certo prezzo e venderlo ad un prezzo più basso, perché chiaramente non si può imporre una cosa del genere, però aiutare le persone in difficoltà, eventualmente i giovani, ma io, qualora appunto fosse necessario, aiuterei proprio quelle persone che per loro sfortuna non hanno un reddito che gli possa garantire queste spese, ripeto, che sono essenziali. Perché ovviamente è così, cioè una persona non può fare a meno del gas, una persona non può fare a meno dell'elettricità. Quindi sulle spese essenziali il governo ci deve essere. Sulle spese voluttuarie no, assolutamente, logicamente. Cioè non è che il governo possa regalare dei soldi, anche perché se io lo dico sempre. Se il governo dà qualcosa ad una certa categoria di persone è perché la toglie a un'altra categoria. Certamente è auspicabile che la tolga a una categoria di persone, diciamo, benestanti per dare a persone, insomma, che invece hanno delle difficoltà. Però non è il governo a moltiplicare i soldi, cioè l'unica cosa che può fare il governo è redistribuirli quelli che incassa, ma da chi li incassa? Dai cittadini stessi attraverso il prelievo fiscale. Quindi che il prelievo fiscale serva per redistribuire il reddito è una delle cose sacrosante. Quindi per questo motivo ti dico, sono anche abbastanza così sicuro che anche questo passaggio qua possa venire in una maniera soft, come si dice con il termine inglese, insomma leggera, ecco, proprio perché penso che si debba dare una mano alle persone più in difficoltà e questo ritengo che sarà fatto dall'attuale governo. Mi trovi naturalmente in pieno accordo perché quando si
ci si trova ad affrontare delle situazioni di fragilità, di, insomma, delicate, è importante che il governo si mostri presente e offra dei sostegni, scongiurando tutta la categoria di furbetti che esiste e con cui abbiamo già, direi, avuto fin troppo a che fare e continuiamo in qualche modo ad avere a che fare perché esistono e non sono sempre così facile scovarli. Però scongiurando queste eventualità, davvero per chi è in difficoltà, l'aiuto del governo si rivelerebbe essenziale e mi aggiungo al tuo auspicio, al tuo augurio, nella speranza che questo cambiamento possa davvero essere il più morbido possibile e non danneggiare eccessivamente i cittadini, soprattutto chi si trova in una situazione più fragile. Io, Giancarlo, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, la tua analisi attenta e minuziosa, e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie a te, Asia, e naturalmente alla prossima trasmissione.